a dividerle il Mar Mediterraneo, ad unirle l'amore per la storia e la cultura. Parliamo di Italia e Tunisia. La porta dell'Africa, così come viene chiamata la Tunisia, è una meta vicina e tutta da scoprire che attrae soprattutto le nuove generazioni. Noi di Pop News ne abbiamo parlato con Abdel Behiri, responsabile delle relazioni pubbliche per l'ente del turismo tunisino. La Tunisia è molto vicina all'Italia. Quello che offre la Tunisia nel campo turistico, soprattutto per i giovani, è una scoperta della cultura, perché la cultura che si avvicina, abbiamo le stesse radici culturali mediterranee. La Tunisia è orgogliosa di tanti siti archeologici come patrimonio dell'UNESCO. Addirittura possiamo dire che in Tunisia c'è il terzo anfiteatro romano, che si chiama il Gem. C'è il Colosseo di Roma, Capua, poi c'è il Gem, dove ogni anno c'è un concerto della musica classica, che sia dell'orchestra della Scala o anche di Vienna. Non solo cultura della Tunisia, affascina anche il deserto e il silenzio che lo avvolge. I giovani hanno da scoprire anche i lati della Medina, del deserto e l'esotismo, non solo il mare, ma soprattutto l'esotismo nel deserto e sentire il silenzio. Un deserto vivo, non un deserto morto, dove ci sono le origini della Tunisia, che sono i berberi, e una destinazione per il cinema, dove hanno girato Star Wars, hanno girato Gesù di Nazareth, eccetera, eccetera. E conoscere giovani tunisini come loro. Un legame, quello tra Italia e Tunisia, che si rafforza ogni giorno grazie anche agli scambi culturali che coinvolgono scuole e famiglie. E addirittura ci sono gli scambi culturali fra scuole italiane e scuole tunisine, dove le famiglie tunisine accolgono i giovani studenti italiani e viceversa. E questo è il legame solido che dobbiamo svilupparlo. Una terra affascinante, a portata di aereo o di nave, raggiungerla è più facile di ciò che si pensa. Il lato veramente inverosimile è che Palermo-Tunisi è mezz'ora e sono i voli da tutti gli aeroporti italiani, soprattutto Roma, Napoli, Palermo, Milano, Venezia, Bologna, Verona e dappertutto. E anche ci sono anche dei collegamenti con le navi, che sia da Genova, da Civitavecchia, da Salerno e dalla Sicilia, da Palermo. Allora, la Tunisia è vicinissima e non dimentichiamo per niente che la Tunisia è l'Africa, è la porta dell'Africa.